Così stravince. Buongiorno Francesco, il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni, senatore, lei dovrà non andare a votare la fiducia domani, immagino. Sì, esattamente, io non voterò la fiducia. Chiaramente io non so se stravincerà, ma stanno gettando le basi affinché questo avvenga, anzi stanno cercando in realtà di fuggire dalla realtà, però la realtà è una cosa che li raggiungerà per forza, c'è questa fuga in avanti, questo cercare spasmodicamente di arrivare al 2018. Io non credo che sia legato a una questione di pensioni, non vitalizi perché non ci sono più o altre situazioni, è semplicemente un modo per cercare di ricostruirsi una credibilità che ormai è persa, perché è persa nel momento in cui quasi 20 milioni di persone sfiduciano non tanto l'operato del governo, ma sfiduciano l'accoppiata governo-parlamento, perché il Parlamento attualmente si è preso più di 2 anni per impegnarsi su una cosa, per tirare in lungo questa legislatura che doveva finire già prima, e questo Parlamento è stato sfiduciato insieme con il suo governo. Adesso ritrovarci il sequel di un brutto film dell'orrore tipo Splatter con tanto pomodoro al posto del sangue, trovarsi quasi gli stessi ministri, trovarsi le persone promosse in ruoli che non dovrebbero esserci, persone come Maria Boschi e Etruria, che doveva essere già andata a casa secondo una cosa che lei disse, perché ci ricordiamo sempre un video in cui disse io lascio la politica, l'ha talmente lasciata che è arrivata in uno dei posti chiave maggiori che abbia questo governo. Ecco, tutto questo è stato sfiduciato dal popolo italiano ed è per questo che in questo momento niente è più credibile se non un'elezione. Martelli, oggi si vota la fiducia alla Camera, domani ci sarà il voto invece di fiducia dal Senato. Secondo lei quanto durerà questo governo? Lei mi diceva poco fa, ecco, bravo. Fino a fine legislatura, fino al 2018, è così? Secondo me sì, cioè leggendo anche tra le righe, perché in questo momento è più importante non tanto ascoltare quello che viene detto, ma leggere tra le righe. Tra le righe viene detto che ci sono impegni importanti, ho sentito adesso da studio che c'è una questione banche. Tutto questo inevitabilmente creerà una tal mole di lavoro che poi ci sarà sempre un motivo per portare in avanti la scadenza, portarla sempre più in avanti fino ad arrivare al 2018. Anche il fatto che si voglia parlare di legge elettorale, se veramente il PD volesse andare a votare, andremmo a votare, non cercheremmo di trovare il modo di fare migliore. Staremmo fermi, chiedo il suo, la consulta. Perché dice Martelli, ma se volete andare a votare si va a votare, lei dice noi vogliamo andare immediatamente a votare, la Castaldini dice vogliamo votare, Romani dice vogliamo votare, perché non andiamo ancora a votare? E tra quanto allora, prima di tutto mi meraviglio come un senatore peraltro preparato come Martelli non sappia che la vicenda delle banche si deve risolvere entro il 31 dicembre 2016, in particolare MPS, quindi che cosa vuol non dire è, tirare non sono in lungo le banche, rispetto alla vicenda? Si tratta del Monte dei Paschi di Siena al massimo. No, ma